pianeta verso miliardi di persone abbiamo cacciato in mezzo al mondo. A guardarlo da sotto appare tondo, come sublime coronamento dell'animato tormento. Terra di frontiera vede arrivare immigrati dal sud del Mediterraneo. Lasciano il loro paese in cerca di una nuova vita, ma una volta in Italia molti di loro si trovano allo sbando, non hanno punti di riferimento. Tra quelli che arrivano a Palermo c'è un passaparola. C'è un posto che si chiama Missione, dove i volontari offrono da mangiare e da dormire a chi ne ha bisogno. Ci troviamo nel centro di via Oreto, poco distante dalla stazione di Palermo, dove incontriamo Biagio Conte, il missionario laico, che ha dato l'avvio nel 1991 a questa particolare organizzazione dove tutti lavorano insieme per superare i disagi della condizione di povertà che li accomuna. Era un'ex caserma aeronautica, era una struttura tenuta chiusa da più di 40 anni. Ecco, e abbiamo chiesto da tempo una soluzione, ecco un altro tetto, perché la missione è nata per strada, è nata alla stazione centrale di Palermo, tra i vagoni, le sale d'aspetto, gli angoli della città. Nasce per aiutare quelli che la società ha dimenticato, ha escluso. 1972 ho conosciuto a Biagio, prendeva in questi automaticamente ben chiamato Barbone. Mi dice: Biagio vuole che si chiamino fratelli. Io lavoravo alla Sicar. E come mai allora? L'azienda è andata in tilt. Mi ho trovato a Biagio, ho fatto il volontariato circa 16 anni. Faccio elettricista, tutto farigiolo. Dopo i più poveri della città sono arrivati i clandestini, i più forti, sopravvissuti ai pericoli del canale di Sicilia. Finalmente abbiamo creato un refettorio, perché qui quando siamo arrivati non c'era neanche il tetto qua. Provate a immaginare, non c'era neanche il tetto. Chi non ha niente e nessuno deve soddisfare i bisogni primari di sopravvivenza. Di dov'è? Sri Lanka. Da quanto tempo è qui da Biagio? 5 anni. Mangiare, buono. Spiega tutto, mangiare, dormire, buono. E queste straniere, c'è il 15%, sono fratello accolto, fanno il suo lavoro. C'è ciascuno molti pensieri di casa, forse perché pensano alla famiglia, eccetera. Qui noi diamo un'accoglienza, un letto, un pasto, ecco quello che sono i vestiti, ecco quello che sono un primo soccorso, ecco qui si rifocillano quel giorno, quella settimana che gli serve per poter affrontare poi l'altro lungo viaggio. Viaggio verso le città italiane, verso l'Europa, in cerca di lavoro e di libertà. Sono accampati in dormitori provvisori, uno stretto all'altro, senza un minimo di spazio personale, in attesa che venga ultimato il nuovo edificio capace di offrire un decoroso ricovero per la notte. Anche l'ambulatorio medico e l'infermeria che 2 anni fa è stata donata dalla regione, ecco che il presidente ha donato il prefabbricato, in tempo record abbiamo messo qui installato, perché in Bir Kiraf, l'altra missione, abbiamo già l'ambulatorio medico, l'infermeria, ma qui non avevamo niente. Chiaramente non possiamo fare esami di grosso livello, però abbiamo attrezzato un ambulatorio con 2 lettighe, un elettrocardiografo, tutto quello che è necessario per quanto riguarda le medicazioni. Tutti gli ospiti lavorano e molti imparano un mestiere nei laboratori di Bir Kiraf, ma ciò non basta per mangiare, vestirsi. Noi ora, ecco, compriamo la materia prima, il legno, il ferro, e realizziamo noi. Giù in Bir Kiraf abbiamo attrezzato dei laboratori proprio dove facciamo i lavori, la cartiera, raccogliamo la carta e il cartone. In Italia è venuto da Polonia naturalmente a cercare lavoro, però lavoro non è, diciamo, uscito.
per questo lavoro, finito metro strada, perché senza soldi, senza niente. Ci sono tanti come io, diciamo, senza casa, senza niente, e possiamo lavorare, mangiamo, dormiamo, perché mi piace, perché ogni giorno si fa qualcosa per altri, si vede questo. Qualcuno pensa che loro vengono a levare il lavoro a noi in Italia, non è vero, loro fanno quello, ecco che ormai noi non svolgiamo più come lavori umili, c'è chi ancora arrivato dalla realtà della, ecco, da Lampedusa, arrivato da poco nell'Italia, certe volte si blocca, si chiude, non riesce magari a dimettersi perché ha trovato il primo ostacolo, il secondo ostacolo. Devo dire che in questi ultimi anni abbiamo veramente un grande aiuto, un grande riconoscimento e attenzione della città e dalla provincia, diciamo, dei paesi dintorni, della Sicilia. Devo dirti che anche varie associazioni e gruppi, anche scout, mi vengono da tutta l'Italia e in particolare i giovani costruttori universitari. Noi viviamo della provvidenza, tutti ci dai chi ci porta il vestiario, chi le scarpe, chi le coperte. Poi abbiamo anche l'impegno del Banco Alimentare che ci aiuta. Ecco che anche l'AIMA, che loro recuperano tutto ciò che è in eccedenza e scadenza. E infatti per statuto la missione vive solo di provvidenza e carità. Va avanti grazie al comune che paga le utenze, ai volontari che si occupano dei servizi, ai cittadini che fanno offerte. La missione notturna è praticamente un servizio che viene reso da parecchi volontari della città di Palermo. Ogni sera si esce col camper in aiuto dei fratelli ultimi e andiamo a distribuire innanzitutto bevande calde, latte caldo, tè caldo, poi dei pasti, sacchetti con pane e tonno o anche rosticceria, cornetti freschi che ci vengono a portare i gestori dei bar o dei panifici. Distribuiamo le coperte. Parte da via Archirafi, la sede storica, la missione notturna. Molti non se la sentono di lasciare la vita di strada e di uscire allo scoperto. Per rispettare le loro scelte ci è vietato addirittura riprenderli mentre ricevono gli aiuti dei volontari. Sono persone che comunque sanno di poter contare su qualcuno che ogni giorno passa ad aiutarli e ad offrire loro la certezza di non essere abbandonati. Le donne vengono da paesi e da luoghi dove sia o la religione o da varie situazioni, vengono veramente con dei traumi, vengono con delle chiusure, perché la donna, ecco, forse ecco, viene anche da realtà dove la libertà femminile è stata sempre più ostacolata. Siamo in via Garibaldi, in pieno centro storico, dove nel 1998 un convento abbandonato di suore domenicane diventa la sezione femminile della missione per accogliere ragazze, madri con i loro bambini, donne sole, fuggite da esperienze di violenza o che vengono dalla strada. Perché sei venuta qui? Mia famiglia è troppo povera, muore di fame. Per questo è che papà non ha lavoro, niente. Per questo io sono venuto qua, per aiutare famiglia. Quanti anni hai? 27 anni. Sì. Quindi sono 4 anni che sei in Italia? Sì. Come stai qui? Bene, benissimo. Riesci a lavorare? Sì, certo. Che lavoro fai? Prima pulisci a casa. Come io sono pastorire, non posso lavoro più. Anche ringrazio le sorelle che mi hanno aiutato, mi danno tutte cose che io ho bisogno. In un futuro vorresti ritornare in Nigeria? In futuro vorresti rimanere qua. Lei invece è una sorella di palermitana, una ragazza che quasi, da quanto è che sei da noi, Fabrizio? Quasi 6 anni. Come mai sei qui alla missione? Perché ho avuto problemi con la mia famiglia. Qui come ti senti? Come se fosse casa mia, come se avessi una famiglia anche qua. Ma lei è una volontaria? Sì. Sì. E perché viene qui? Come mai? Perché da quando è morto mio marito sono rimasta sola, mi sono trovata a fratello Biagi che mi ha aiutato di tante cose. E quindi se la senti di dare una mano a questa gente? Sì, abbastanza, perché me le trovo, sorelle. Si sente anche più in compagnia lei qui? Certo. Che cosa pensa di queste persone che arrivano, queste ragazze? Certo, bisogna aiutarle.
come Dio ci aiuta a tutti, e Dio ci aiuta anche quelle straniere. Ha sofferto anche lei, forse. Queste donne, che hanno subito i traumi di situazioni molto difficili, trovano qui un rifugio dalle insidie del mondo e si sostengono a vicenda. Ma da dove vengono? Vengono dall'Africa, il dramma primario viene dall'Africa, dallo Sri Lanka, dal Bangladesh. C'è una realtà anche minima, ma viene anche dall'India. Vengono dall'est, il dramma dell'est, soprattutto l'est, la situazione della Romania. La Romania è veramente una situazione di grande sofferenza, di grande fame. Quando vediamo che c'è la tragedia che affonda un barcone, tutti ci commuoviamo. Ma nessuno si chiede che quelli che si sono salvati, quando escono dal centro di prima accoglienza dopo 20 giorni, un mese, dove vanno? Nessuno se lo chiede. E qui mi preoccupa. Bisogna creare più centri. Ma come si fa a chiederlo? Io ci provo. Ogni giorno mi arriva in media 3, 4, 5, in un giorno pure 10 o 20 mi possono arrivare in un giorno solo. Come fai a lasciarli fuori? Una donna con un bambino in gravidanza, come fai a dirgli che non c'è posto? Noi siamo una missione, una realtà che sta accogliendo sin da quando è iniziata sotto i portici della stazione. E adesso stiamo affrontando un fiume in piena sul dramma dei profughi. Lasciato Sudan, per noi abbiamo problemi, la guerra in paese. Io sono del Darfur. Perché abbiamo una guerra, loro, quelle presidenze di Sudan, fanno la nostra guerra. Anche mettere la nostra famiglia bomba, così. Io ho scappato, lasciato il paese. Perché ho paura di morire per questo. Poi è stato Filippo quasi un anno così là. Lavoriamo fino a trovare questi soldi per venire qua in Italia. Poi ho trovato una persona di calore come nostro e dice dove io andato, sono nove qua. Loro dicono prendi questo treno e andare a una città che si chiama Palermo. Poi io ho preso questo treno, arrivato qua. È stato in stazione, non lo so dove andare. Fino ho trovato una persona e dice io, noi siamo nuovi qua, dove andate? Loro dicono vai, c'è una missione qua, esperienza. Ma è un problema veramente grosso, non ci aspettavamo, nessuno se l'aspettava, ma non possiamo rimanere soli. Bisogna veramente unire le forze, non solo l'Italia, che anche ha il compito e il dovere di muoversi e di affrontare il problema in modo più vasto e coinvolgere anche l'Europa. L'Europa, anche se ci sta ascoltando, ma sta ascoltando da tempo, deve prendersi carico del problema, non può rimanere solo. Ecco un meridione a una realtà che già c'è. Grande sofferenza, già ci sono i problemi. La complessa organizzazione delle tre strutture della missione, che si reggono soprattutto sul lavoro dei volontari, ruota comunque attorno a una persona che ha subito anche molte critiche, ma che ha il merito di aver aperto le braccia e il cuore agli ultimi della società. Sentiamo da lui stesso come ha cominciato. Andavo a ballare, avevo gli amici, la comitiva, andavo in pizzeria, andavo al bowling. Ecco, andavo a scuola, a mamma dicevo mi preparava da mangiare, questo non lo voglio, dammi un'altra cosa. Ecco, tutto questo però quando mi aprivo verso la città, verso la società, avevo visto già nei giorni prima chi dormiva alla strada, alla stazione, chi negli angoli. Vedevo i bambini giocare in mezzo all'immondizia sporchi nei quartieri difficili. E allora ecco da qui dicevo ma come mai io mi lamento che ho tutto e loro non hanno neanche quel poco. E allora ho cominciato a parlare a tutti. Perché non facciamo qualcosa? Aiutiamo. Ma non bastava. E allora cominciai a cercare una verità, quella che tutti un po' cerchiamo. Per poi affrontare un viaggio che poi mi ha portato attraverso tutta l'Italia fino ad arrivare ad Assisi, da San Francesco. Un sogno. Ecco che lì matura la mia scelta di vivere da missionario. Ma volevo andare in Africa, in India. Non volevo più tornare a Palermo, non volevo più tornare in Sicilia perché tante parole, tante promesse non avevano concretizzato niente. E invece qualcosa mi ha riportato a Palermo, mi ha riportato qui, dove ci sono tanti anche problemi e dove anche l'Africa è qui.